Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati su questo canale, benvenuti con questa nuovissima live a tema Assassin's Creed Odyssey, al simposio, quindi alla festa in cui siamo stati da Pericle. Abbiamo scoperto che nostra madre potrebbe trovarsi o a Corinzia o a Ceo oppure in Argolide, quindi dobbiamo visitare tutti e tre questi luoghi, sono tutti e tre missioni principali da fare. E poi dobbiamo potenziare la lancia, ragazzi, ma lo faremo tranquillamente. Anzi, spero di ricordarmi di farlo stasera, perché nella stessa isola dove c'è la forgia per fare la lancia si trova anche una tipa della setta, quindi possiamo andare a potenziare la lancia e ammazzare la tipa, quindi assolutamente da fare. Questi sono tutti i vari rami della setta che dobbiamo fare, chiaramente sono livelli diversi, quindi piano piano stiamo facendo gli occhi di Cosmos, ma questa la faremo man mano che andiamo avanti, quindi neanche lo considero il capitolo dalle ombre, lo chiudo pure perché non ci interessa. Direi di andare in una delle tre vie dove ci hanno consigliato di andare per trovare la mamma. Quella più vicina è l'isola di Ceo, quindi direi di andare a incontrare Xenia, che dovrebbe darci informazioni appunto riguardo nostra madre, speriamo. Nel frattempo, buonasera Viviana, grazie mille Viviana per aver contribuito con 2000 punti alla nostra sfida speciale in cooperativa. Spero tanto di poterla fare al più presto. E nulla, ci teletrasportiamo alla nostra nave così che possiamo raggiungere immediatamente l'isola di Ceo, che non è troppo lontana, quindi non perdiamo molto tempo nel farlo, fortunatamente. Le missioni cambiano con il nostro livello. Cioè, se io aumento di livello anche le missioni aumentano, quindi posso anche non fare nessuna secondaria per dire, poi le faccio perché mi piace. Però potrei anche non farne alcuna e le missioni principali rimarrebbero al livello in cui io mi trovo. Quindi questa cosa è pseudo buona, cioè non sono obbligata per forza a farmi tutte le secondarie se per esempio non mi piacciono o le considero ripetitive, quindi questo, diciamo, è un punto a favore del gioco in realtà, perché voi mi dicevate che avete sofferto molto questa cosa, ma è anche vero che il gioco non vi obbliga a farle tutte, quindi rimane equilibrato, ragazzi. Allora, vediamo, perché qui abbiamo vicino, oltre che ovviamente la missione principale, quindi andare a parlare con questa Xenia, abbiamo anche dei punti di osservazione vicini che io direi di prenderne almeno uno, direi, perché così se dobbiamo tornare ce l'abbiamo. Tra l'altro sto posto me lo dà rosso, quindi, cioè, se trovo guardie qua se la prendono con me, questo mi vogliono dire. Dobbiamo andare giusto giusto dove c'è il punto di osservazione, perfetto ragazzi. Quindi prendiamo tranquillamente quello. Zellone scrive: in pratica ho creato un kunai di Naruto, bellissimo, ho iniziato a fare la spada di Sasuke, diciamo che la mia libreria nerd si arricchirà anche di gadget. No, ma se sei bravo li devi mettere anche in vendita, cioè almeno ci riguadagni qualche soldino dei materiali. Devono controllare l'intera isola. Ok, quindi troverò pirati in giro. Vabbè che stiamo arrivando da lei, quindi il problema non si pone. Siamo proprio qua. E qui ci sarà da qualche parte pure il punto d'osservazione. Mi sa che è proprio sul tempio. Esatto. Quindi prima direi di prenderlo, poi ci tuffiamo ed entriamo a parlare con Xenia. Qua c'è gente impiccata. Ottimo, direi che sono in pace. Tutto nella norma. Comunque le ambientazioni sono strabelle, cioè da questo punto di vista hanno dato veramente, cioè hanno fatto veramente vedere la Grecia secondo me, cioè lo trasmette molto. Nel frattempo buonasera anche al videogiocatore, benvenuto. È devastato questo luogo. Se bruciano tutto, come possono pretendere che la gente resti calma? Ok, entriamo. Oh mamma. Dei, pietà! Tu vorresti pietà? Oh mamma, io non me la metterei contro. Oddio. Chi commercia gli schiavi sulla mia isola? Ci sta. Verrà marchiato come uno schiavo a sua volta. Mi dispiace, a questo punto te lo metto. In Attica, in pasto al sistema dal quale voleva trarre profitto. Portate via questo rifiuto. Ma questa la stimo. Credevo che tutti i pirati fossero schiavisti. E tu saresti? Mi chiamo Cassandra. Bene, Cassandra. Tutti pensano anche che amiamo uccidere. Allora dimmi perché non dovrei ucciderti qui e ora.
Sono qui per incontrare la grande pirata Xenia. Sei tu, vero? Mi piace come suona. Ma cosa vorresti fare dopo avermi trovata? Sono qui per fare un patto. Infiltrarsi nella mia città è un modo strano per presentarsi. Dovevo parlarti di persona. Non credo che i tuoi pirati mi avrebbero lasciata passare. Allora parla. Sto cercando una donna. Lasciò Sparta quando ero piccola. Mi servirà qualche altro indizio, Cassandra. Ha delle voglie sul braccio che formano la costellazione dell'Aquila. Questa è un'informazione su cui posso lavorare. Chi è esattamente questa donna? Vabbè, diglielo, dai, non sembra affatto cattiva. È mia madre. Non la vedo da quando ero piccola. E così la tua missione è trovare la tua famiglia? Una cosa del genere. Allora la tua strada non sarà semplice. No, mi fa troppa simpatia Xenia, ragazzi. È stata Aspasia a mandarmi da te. Aspasia? E perché l'avrebbe fatto? Ha detto che forse avevi informazioni per aiutarmi nella mia ricerca. Puoi avere qualsiasi cosa al giusto prezzo. E quale sarebbe il prezzo? Un debito che di certo potrai saldare. 15.000? Meno male che non li ho spesi. Così tante dracme. Ho una città e delle persone da proteggere. La guerra non mi interessa. Voglio solo assicurarmi che non arrivi qui da noi. Sono d'accordo con Yadon, dice è bella impostata, meglio non farla seccare. Assolutamente vero. Comunque ragazzi, meno male che sono stata una risparmiatrice per tutto il gioco. Sono tipo a quasi 50.000 dracme, quindi dai, 15.000 glieli diamo. Anche perché penso che li avremmo dovuti fare per darglieli, quindi. Ecco, tieni le tue dracme. Non c'è cosa più bella al mondo del peso delle monete. Quanto tempo ti serve per avere le informazioni che cerco? Ma io le ho già. La tua Mirine ora si fa chiamare Fenice. Iniziò come membro della mia ciurma, ma ci ha lasciati non molto tempo fa. La regia dice questa è una colonna del tempio greco. Esatto. Tra l'altro ora ragazzi si va di flashback, quindi mi devono accecare giustamente. Sto per andarmene. Ceo è la tua casa. Ma questa non è la mia vera missione. Il mio scopo. Potresti non trovare mai quello che cerchi, Fenice. Potrei, ma io non mi fermerò. Sei un'eccellente pirata. E tu sei un'amica ancora più grande. Ricordati di me. Ok, nel frattempo cerchiamo informazioni su nostra madre. Vediamo un po'. Sai dove si trova ora? Ha fatto vela verso sud-est, in cerca di maggior fortuna. Sud-est, ok. Ha fatto parte della tua ciurma? Sì, per un po'. Perché se n'è andata? Era troppo interessata alla politica della guerra. Un'ottima pirata sprecata, a mio parere. Non ho sue notizie da quando è partita. Allora ci rimarrà male sapere che siamo stati sia dalla parte degli Spartani sia dalla parte degli Atenesi. Ceo è molto lontana da Sparta. Come vi siete incontrate? In mare, molto tempo fa. In lei io vidi una vita migliore. In me... lei trovò la libertà. Insieme dominavamo le onde. Non riesco a credere che fosse una pirata. Quando le donne come lei decidono qualcosa, nulla può distoglierle dall'obiettivo. Grazie. Io... La casa non è un luogo, è la gente con cui stai. Che carina. Se non trovi quello che cerchi, qui c'è un posto per te. Oh. Grazie, che simpatico. Oh, quante missioni secondarie che ci sono qua. Altra roba da fare off cam, perfetto. Nel frattempo voglio ringraziare assolutamente Zallone per la domanda. Zallone scrive: tornando a tema videogiochi, porterai il nuovo Pokémon Diamante o Perla usciti su Switch? Ragazzi, sono felice che me l'abbiate chiesto perché è un sì. Dovete sapere che io dopo Odyssey volevo portare la collector di Resident Evil, perché mi è stata regalata
da uno di voi e quindi ci tenevo a portarla anche perché era proprio nella mia lista wishlist di Amazon. Quindi era proprio un gioco che volevo portarvi, quindi era in programma lui. Però mi sono resa conto che a furia di giocare ad Odyssey effettivamente ci ha preso tempo, la serie proprio di Assassin's Creed, quindi ci siamo praticamente ritrovati a novembre a giocare l'ultimo Assassin's Creed per PS4. E ragazzi, è uscito oggi il nuovo Pokémon Diamante e Perla, il remake. Quindi io onestamente, siccome quando ero piccola Pokémon Perla è stato proprio il primo gioco dei Pokémon che comprai, ci sono particolarmente affezionata a questo remake, quindi ho deciso, già l'ho deciso da un po' però senza esserci stata l'occasione non ve l'ho detto, ho deciso già da un po' che l'avrei portato anche a voi sul canale, quindi sì, giocheremo assieme a Pokémon Perla, splendente, quindi aspettatevelo subito dopo Odyssey. E vi dico già, piccolo spoiler, vi dico già che vi porterò sicuramente trama principale, ovvero viaggeremo insieme, prenderemo insieme le palestre. Sicuramente vedrete le varie, se ci sono tappe da fare durante la strada. L'unica cosa che farò off cam chiaramente è allenarmi i Pokémon, catturare i selvatici perché io li catturo tutti, magari prendere qualche leggendario se capita in live, bene, se non capita li farò off cam. Quindi ci sarà questa suddivisione, è un esperimento perché comunque non ho mai portato sul canale un gioco come Pokémon, quindi che non ha una trama lineare, ecco, quindi sarà veramente un esperimento e spero che vada bene, ci tengo un sacco, quindi speriamo tanto. Nel frattempo io ringrazio tantissimo Antonio per aver fatto il... Siamo stati nell'isola di Ceo, quindi una delle principali ce le siamo tolte, adesso dobbiamo andare a Corinzia e ad Argolide. Direi di andare prima a Corinzia perché abbiamo il Tempio di Apollo che ci fa da sincronizzazione, quindi andiamoci direttamente da qua, così nel frattempo mentre la nostra Cassandra viaggia io continuo a leggere i vostri meravigliosi commenti di stasera. Nel frattempo siamo arrivati. Le fere possono aiutarmi a trovare mia madre. Con chi devo parlare esattamente? Devo riuscire a scoprire dove si trova Antusa. Con Antusa devo parlare, giusto? E chi sarà mai? Ecco, con lui intanto mi fa parlare, vediamo. Sto cercando Antusa. È qui? Mi piacerebbe saperlo. Conservo le mie dracme per un assaggio del divino. Ma le etere sono ardue da trovare. Allora non le hai viste? Non finché l'esercito del mercante sarà a piede libero. Le etere non lo tollereranno. Ok, e con lui ci abbiamo parlato. Vediamo se posso parlare con loro, no? C'è da indagare, vediamo un po'. Ah, con lei posso parlare. Aspetta, aspetta che devo fare il giro. Tu levati. Sei tu, Antusa? Antusa? Io? Per te posso essere chi vuoi, oh, mamma. Tesoro. Costo meno di un'etera, ma non sono da meno su un giaciglio di paglia. Oh, mamma. Allora conosci questo nome? Antusa? Lavora da sempre, ma non l'ho mai incontrata. So che le etere si considerano tutte allo stesso livello, ma Antusa è speciale. Quando lei parla, le altre ascoltano. Non ho mai incontrato un'etera. Non credere a tutto quello che senti. Fanno quello che noi facciamo a Corinto, ma i loro servizi vanno oltre la carne. Sono tanto avvenenti quanto eloquenti. Sembra un buon mercato in cui avventurarsi. Tu non vuoi essere un'etera? Non sono più una ragazzina, non credi, Mistios? Quando imparerò a essere una di loro, servirò i miei clienti sul letto di morte. Ok. Se le etere non sono qui, allora dove sono? Quelle come loro sono troppo superiori per essere qui tra la feccia. Se è loro che cerchi, le troverai sulla collina, all'Acrocorinto, vicino al tempio, a soddisfare i devoti di Afrodite. Speriamo sia il tempio da dove ci siamo buttate. Vediamo un po' quanto è lontano sto tempio. È più avanti, mannaggia. E più avanti c'è l'altro punto d'osservazione, che è uno dei punti d'osservazione nel mondo che dobbiamo praticamente sincronizzare per una missione che ci ha dato un signore che praticamente è cieco, infatti la missione si chiama Il Re Cieco, e ci ha chiesto di vedere 5 parti del mondo che lui sogna di vedere da sempre, e uno di quelli è proprio qui.
Quindi fantastico, direi di andarci subito. Vediamo di uscire da sto posto prima. Non mi conviene farmi scoprire. Intanto stiamo andando via, Cassi. Ok, qua possiamo chiamare il cavallino. Dove sei? Eccoti. Non c'è una strada, vabbè, andiamo dritto. Gli urli di Cassandra sono sempre molto esplicativi, ragazzi. No, ma tu di qua devi andare, giusto? Stavi andando, vai. Saliamo. Perfetto, io direi di prenderci al solito prima il punto d'osservazione e poi entrare. Nel 2000, con tutto il rispetto, è iniziato il degrado con l'arrivo dei Gormiti. Purtroppo devo darti ragione. Che di bello avevano solo la sigla, ma in realtà neanche così tanto. Cioè è vero, da quell'anno in poi, secondo me, un po' i cartoni hanno perso. Ho continuato a vedere sempre i Simpson negli anni, quando tornavo da scuola, però... Quanto erano belli i cartoni, mannaggia! Una nota scritta da Temistocle. Ok. Chi avrebbe detto che il grande generale fosse anche un poeta? La gente viene qui per venerare Afrodite. Non mi dicono niente le guardie, è meglio. Eccoci. Li devo uccidere. Potevo ucciderlo in modo, come si dice? In stealth. Vabbè, mi avrebbero visto gli altri, dai. Erano proprio quei tre. L'ho capito adesso. Ok, morti. Ancora, ne arrivano. E che problema c'è? Ok, sono cresciuto con Lupin III e Conan. Vero ragazzi, Conan, anche quello ho visto. Bellissimo. Adoravo Conan. Ho ricordi bellissimi dei pomeriggi dalle 16 alle 19 a vedere anime, è vero, stupendo. Tra l'altro era un problema perché ogni volta a staccare per fare i compiti, mannaggia. Quanto avrei voluto continuare a vederli. Ok, abbiamo ucciso questi uomini, direi di parlare subito con i fedeli. Questi prepotenti pensano che il tempio sia dedicato a loro. I ladri sono qui e le etere non ci sono. Le etere? Sono molto più sagge di noi. Sapevano che i loro clienti vengono derubati mentre entrano. È impossibile evitare gli uomini del mercante. Terrò gli occhi aperti. È assetato di denaro, Mistios. E non solo di denaro, ma anche di potere. Se ti prende di mira, sei spacciato. Ma che... Quindi il mercante è un criminale di Corinto. E lo uccidiamo. Il mercato nero è nelle sue mani. Semina il terrore con una mano aperta per il denaro e l'altra stretta su un'arma. È un mostro, assetato di dracme e sangue. Ecco cosa. Se conoscete le etere, saprete chi è Antusa. La sto cercando. Dicono che sia dappertutto. Le ho viste riunirsi alla fontana di Pirene, sotto la montagna. Incontrano i loro clienti, dopodiché li conducono altrove in segreto. Bene. Magari pregate Afrodite da casa la prossima volta. Ok, buono a sapersi. Parla con Antusa alla fontana di Pirene. Non è neanche troppo lontano da qui, quindi ci andiamo. Nel frattempo la nostra regia ha toccato un argomento molto interessante. Perché ha detto che ormai, aspettate, torno un attimo indietro perché l'ho visto di sfuggita, sarà che siamo abituati male noi, ma i cartoon nuovi di oggi non sono un granché. Perché mi ha vibrato il controller? Boh. Vabbè, non sono un granché. Probabilmente per questo le prossime generazioni si staccano prima dalla parte bambina della vita. A mio avviso molto triste come cosa, meglio crescere piano piano. Sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro Zallone dice: io a 13 anni ero a giocare coi pupazzi di Action Man e Batman, ragazzini di adesso che escono dal grembo col cellulare in mano. Vero, verissimo. Power Ranger credo di aver visto 10 stagioni almeno di fila, ora non lo danno più. La nostra Viviana dice: io a 12 anni pensavo solo a giocare.
Ragazzi, come si dice, riassumo i vostri discorsi dicendo che sì, secondo me è anche per questo che sono cambiate tanto le cose. La tecnologia sicuramente ha fatto il suo ruolo, ha avuto il suo ruolo, ma anche i cartoni, ragazzi, secondo me se fossero, come dire, come quelli che vedevamo noi, che ti tenevano veramente incollato, cioè secondo me il bambino il cellulare non ci pensa perché c'è già il cartone che lo fa rimanere davanti alla TV il pomeriggio. Quindi sono cambiate molte cose, c'è stato l'anno poi dopo di Peppa Pig, ragazzi, di che stiamo parlando, ai livelli di Dora l'esploratrice, parliamone. Quindi sono cambiate veramente tante e troppe cose da quando eravamo bambini noi, secondo me. Comunque, abbiamo trovato Antusa, vediamo di parlarle. Ah, Cassandra, ci hai trovate infine. Mi conosci? E tu conosci lei? Il suo nome è Antusa. Ti abbiamo visto aiutare i fedeli al tempio di Afrodite. Hai dimostrato di essere un'amica. Sentito, Icaro? La sua vista è buona come la tua. Inoltre, qualcuno ci ha parlato molto bene di te. Sorpresa! Eccola. Febe, mi manda Aspasia. Lavoro per lei ora, ricordi? Ma perché qui? Corinto non è sicuro. Dovevo informare Antusa del tuo arrivo. Aspasia mi ha insegnato una nuova parola. Emissario è quello che sono. E ora io e Cassandra ci siamo incontrate. Visto? È facile. Ora posso aiutarti. Vabbè, dai. Potresti essermi utile. E sai in cosa sto per cacciarmi? Sì. Ti prego, cerca solo di fare attenzione. Spostiamoci all'interno, Cassandra. Non siamo le uniche a tenere gli occhi aperti. Seguimi, parliamo. Posso venire? Solo se farai silenzio. Nel frattempo Viviana dice che non si vede più quasi mai giocare un bambino fuori. Io stavo sempre all'aria aperta, mi sbucciavo le ginocchia. È vero, ragazzi, troppo vero. A cosa Ginocchia, devo la tua faccia, visita? mento. Alcibiade mi ha parlato di te. Davvero? Continua. Cerco una donna di Sparta, una fuggitiva, molto tempo fa. Forse usava il nome Mirine. Chi è? Mia madre. Tua madre? Tu non hai una madre. Marco mi ha detto che ti ha allevato lui. Cosa abbiamo detto riguardo al parlare? Capisco. Risponderò alla tua domanda quando sarà il momento. Febbe, via. Basta che prima o poi tu mi dica quello che sai. Fidati di me. Non si ottiene una posizione come la mia senza credibilità. Hai la mia parola. E tu puoi fidarti di Cassandra. Perché non vai a giocare, Febe? Ecco. Lasciami parlare con Antusa. Se è questo che vuoi. Povera, cacciata via. Ti propongo uno scambio. Aiutami. Aiutaci a diventare più forti. Abbastanza da liberare Corinto dal mercante una volta per tutte. È una semplice transazione, te l'assicuro. Ok. Affare fatto. Una decisione saggia, cara Mistios. Non sono giunta fin qui agendo da stolta. So quando cogliere un'opportunità. Bene ragazzi, vabbè, ammazziamo il mercante, che problema c'è? Beh Allora siamo in affari. Bene, hai sentito parlare del mercante? sì. Da quello che mi dicono i suoi seguaci, è qualcuno che dovrei temere. Hanno ragione. Immagino che le sue vittime rimpiangano di non averlo fatto. Io tengo gli occhi aperti. Allora ti sei difesa bene. Sei ancora viva. Per ora, ma ha ingaggiato abbastanza uomini da mettere in piedi un piccolo esercito. Attaccano la gente per strada, noi incluse. Ha ucciso delle etere. Uccidere? Siamo troppo furbe per lui. Ma bisogna agire prima che la situazione degeneri. Non sono l'unica ad aver bisogno d'aiuto. Anche le mie ragazze Damali e Sederin soffrono per la situazione. Sempre a causa del mercante. Senza dubbio, ferma i loro aggressori e sarà il mercante a soffrire. Damalis è qui alla fontana, ma Erin è andata al giardino di Bellerofonte. Ok. Dobbiamo parlare anche con loro. Vedrò come posso aiutarle. Bene, il mercante paga i suoi uomini con le dracme che ottiene dal contrabbando, per lo più contrabbando di armi. Sono molto richieste ora che c'è una guerra in corso. Perciò, se qualcuno eliminasse le scorte del mercante, i suoi uomini farebbero la fame. Esatto. Raggiungi il suo magazzino al porto di Lecheo e dà fuoco al suo carico. Tutto quanto. Lasceremo che il caos faccia il resto.
Ok. Secondo me dare fuoco alla sua più grande fonte di guadagno significa cercare guai. Ho intenzione di mostrargli i miei nuovi mezzi. Conosco molte persone. Ok, dai, andiamo, tanto c'è poco da fare. Dobbiamo andare ad ammazzare questo, quindi andiamo. Ok, parliamo anche con loro. E così sei qui per aiutarci, Mistios? Non sembri una spia del mercante. Preferisco prendere i problemi di petto. Hai un problema con il mercante, Damalis? Forse. Uno dei miei clienti abituali è cambiato. Sembra che a Corinto le persone per bene scarseggino. Mi serve qualcuno in grado di scoprire il motivo del cambiamento. Ok, andiamo. Vedrò quello che ha da dire. Se non è appostato da queste parti, sarà a casa sua. Voglio che questa storia finisca. Finire. Di solito le persone parlano con sincerità di fronte alla mia lancia, che lo vogliono un meno. Sempre delicata la nostra Cassandra, comunque. Ok, quindi direi di aiutare prima lei, che cioè, ci ha appena dato una missione, penso, facile, cioè si trova vicino. Questa parla con Erin, in realtà ragazzi si trova ancora più vicino, mannaggia. Andiamolo a vedere dalla mappa, così cominciamo a capirci qualcosa. Allora, vediamo, uno è qui. Parla con Erin, è qui. Raggiungi la casa del cliente, quindi l'altra è da tutt'altra parte. No, ma non è quello che ci interessava, ragazzi. Non è quello che ci interessava. Sarà qui? No, questo è già Argo. Quindi no, stiamo andando fuori strada se andiamo lì. Allora l'ultima è questa, per forza. Esatto. Quindi, dato che bruciare le merci del mercante è l'unica cosa, prima andiamo a parlare con Erinna. E caso voglia che sia proprio a Corinto, che è dove abbiamo già preso la sincronizzazione. Quindi ragazzi, ci sincronizziamo lì e in realtà siamo già arrivati in tutte e tre le parti in cui dobbiamo andare. Quindi andiamo abbastanza spediti stasera, per fortuna, perché volevo farvi vedere tutte e tre le strade per trovare la mamma di Cassandra. Quindi andiamo avanti. Nulla, la pensiamo esattamente tutte allo stesso modo. Sì ragazzi, su questo, cioè, siamo la nostra generazione, ci sta che siamo d'accordo su queste cose per forza. Obiettivamente ragazzi, vuoi o non vuoi, ci ritroveremo un domani a dover vedere i nostri figli che faranno cose su cui noi chiaramente non saremo d'accordo, come tutti i genitori del mondo. Però è anche difficile, secondo me, coniugare la nostra generazione con la loro. Purtroppo non si può neanche imporre la nostra, perché altrimenti faremmo le stesse cose che hanno fatto i nostri genitori con noi quando eravamo piccoli. Quindi è una ruota che gira, veramente. Citando il Re Leone, è una giostra che va. Quindi ci finiamo tutti. Allora, direi di andare di qua, 90 metri, praticamente arrivati, ragazzi, che bello. Allora, scorciatoia, ci passiamo dal prato verde. Ok, questa dovrebbe essere Erin, l'altra ragazza di Antusa. Per Afrodite, speriamo che Clio torni al più presto. Oddio, Afrodite è mia amica addirittura. Vabbè. Perché disturbare gli dèi quando hai di fronte a te un loro messaggero al tuo servizio? Come sapevi che mi serviva aiuto? Antusa mi ha detto che ti serve una mano. Clio, una delle nostre ragazze, non c'era alla preghiera di questa mattina. Non era nemmeno a casa sua. Andrei a cercarla, ma non so cosa fare da sola. Forse è stata rapita. Ho chiesto in giro. Uno dei nostri clienti ha visto degli uomini portare Clio su una nave. Erano armati, non ha potuto fare niente. Pagherei molte dracme per liberarla. La liberiamo, e lo facciamo tra l'altro pure subito, dato che sarà l'unica missione un po' più lontana, perché le altre sono tutte qua nei dintorni. Armati. Portami alla nave. Libereremo Clio. Perfetto, si è attivata da sola, quindi fantastico, seguiamola. Pure a cavallo, meraviglioso. Andiamo, forza. Esci da qua, cavallino. Viviana scrive: su una cosa sono certa, la mia dinastia avrà i sani valori che spero di potergli trasmettere, tra cui nerdare tutti assieme. Guarda, ve lo vorrei anch'io. Se ti capita un figlio che davanti ai videogiochi sbadiglia, che fai?
È così. Noi vorremmo chiaramente che i nostri figli facessero le stesse cose, ma purtroppo non è detto. Gente che non si toglie. Andiamo. Ma senti degli zoccoli di cavallo, togliti dalla strada. Su. Sabri, hai mai visto NTG tornati in Sicilia? Sì ragazzi, assurdo. Ho pure pubblicato una foto su Instagram. Cioè un tornado a tutti gli effetti. Proprio si vedeva chiaramente. Sono terrificanti. Finché il mercante. Non sappiamo perché sia venuto qui, ma da quando è arrivato Corinto è un luogo peggiore. Forse Rin, mi ci porti a questa nave entro oggi o no? Sì, dai. Porto di Lecheo, quindi penso siamo arrivati. Ok, sarà quella la nave. Dove va questa? Ah, ok, è quella lì. Non c'è una nave piccolina che posso prendere? Oddio, c'è quella navetta lì, barchetta veramente, altro che navetta. Dai, prendiamola che è più vicina. Magari ci serve anche per tornare. Ok, ad esempio quando Sabri ha comprato il gioco Larry, il commesso ci disse che un genitore esasperato del figlio glielo prese riportandolo il giorno dopo sconcertato del fatto che esistano giochi simili. Il bimbo aveva 7 anni. Come se il Peggy fosse per riempire la copertina della custodia. Assolutamente vero. Infatti anche io lo dissi al tipo del negozio, cioè ma c'è scritto che non è per bambini. Cioè anche questa cosa, i genitori, non tutti fortunatamente, perché poi non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio, ma molti genitori per amore di accontentare il bambino neanche quasi quasi si informano o controllano quello che il bambino sta guardando, sta prendendo. Cioè ma anche tutti i bambini che stanno su YouTube, per quanto io ami YouTube ragazzi, ma non è un posto per bambini, cioè dipende che età, devi dargli un giudizio, non li puoi mollare su internet e ciao. Quindi veramente a volte c'è un surplus di utilizzo solo e soltanto per tenerli occupati, che è una cosa veramente assurda. Non sembrano avercela con noi perché dovrebbero essere ateniesi, con questa direi di vedercela. Mannaggia, già ci ha attaccato senza sosta, ci sta pure speronando. Ok, attacchiamolo anche noi senza sosta, ragazzi. Ok. Aia. Ok, attacchiamo. Ok. Mannaggia. Dai che ce la stiamo facendo di già. Aia. E certo che ci vogliono speronare, hanno pure ragione. Ok. Iniziamo l'abbordaggio, ragazzi. Ok. Forza la nostra Cassi. Forse l'ho fatto un pochino troppo lontano la mossa, peccato. Aia. Ok. Direi di continuare a prendermela col capo. Che male non mi fa. Aia. Aia, aia, Cassi, togliti. Oh, mannaggia. Cerchiamo di prendere un po' di... come si dice? Di... ah, non ho neanche le frecce, ragazzi. Benissimo, direi. Mi son messa bene. Ok, dicevo, prendiamo un po' di... ecco, di punti per curarci almeno. Ok, buttati in acqua. Ok. Esatto, ma io posso colpirlo anche da qua, fantastico. Bellissimo. Aia. Ok. Stai indietro. Sono qui per salvarti. Salvarmi? Hai affondato la mia nave. Ecco, colpo di scena. Metti via il coltello.
Sono un'amica. Che vuoi dire? La tua amica Irina vuole che ti salvi da questi uomini e che ti riporti a casa. Irina, avevo assoldato quegli uomini perché mi portassero via da Corinto. Stavi fuggendo. Da cosa? Da Irina. Non hai idea di cosa faccia alla gente il mercante. Vabbè. Le cose che ho visto, nessuno è al sicuro a Corinto. Ma io lo ucciderò. Il mondo greco è devastato dalla guerra. In mare non saresti più al sicuro che a Corinto. Non dire sciocchezze, Mistios. Eravamo diretti a Mykonos. Bella Mykonos. Portamici e ti pagherò quanto avrei pagato quegli uomini. Ma torna lì. Ah. La posso riportare a Corinto. Dai, la riportiamo. Non la voglio portare a Mykonos. Uffa. Non c'ho voglia di portarla a Mykonos. Cosa faccio? Cosa gli dico? Qua state parlando di carte fasulle di Yu-Gi-Oh! E Lisa Winner si secca. Benvenuta Lisa. Sì, esatto, mi secco proprio a portarla a Corinto. Io mi secco. Mannaggia. Va bene, dai, portiamola a Mykonos. Grazie, va Lisa. Bene, ti porterò lì. La prossima volta che attraccheremo a Mykonos potrai andartene. Ah, ok, la stiamo solo reclutando per il momento. Quando posso. Grazie, mi gliela porto. Ora mi scoccia. È la cosa migliore, te l'assicuro. Ok. Torniamo da Irina, perché chiaramente glielo dobbiamo dire. Perfetto, così ci teletrasportiamo tranquillamente. Cos'è che è qua? Scorta Clio. Vabbè, lo posso fare anche dopo. Sti cavoli di Clio, ma chi. Eccoci. Cos'è successo? Dov'è Clio? La tua amica non era in pericolo. Aveva ingaggiato quella nave per fuggire da Corinto e raggiungere un luogo sicuro. E così se n'è andata. E non tornerà. No. Grazie. Lo dirò ad Antusa. Suppongo che da domani pregherò da solo. Mi giuri che è al sicuro? E beh, è nella Hai mia nave. La parola. Ok ragazzi, perfetto. Poi la live è più difficile magari da farla, perché avendo i giorni dispari occupati per il gioco classico, lascio magari sabato e domenica extra quando mi capita. Quindi per adesso ho in progetto di farvi vedere Animal Crossing, però ciò non toglie che in futuro potrei portare altra roba, quindi Cassandra. Ci sta. Bene, mi hai trovata. Che ci fai qui? Ho sentito da Malis parlare del suo cliente matto e volevo aiutare. Sta bambina è come il pepe. Va bene, ma fa quello che ti dico. Questo non è un gioco. Questo lo so, non mi lasci mai divertire. Vado a parlare con il cliente di Damalis, sentiamo cosa ha da dire. Ero qui a spiarlo e l'ho sentito parlare da solo. È strano, ma forse ti sarà utile sapere cosa ha detto. Sentiamo. Fammi pensare. Diceva di dover incontrare qualcuno stanotte all'allevamento di maiali di Fea. Potrebbe essere utile. Potrebbe. Ha detto perché? Per ottenere qualcosa. Parlava di un atto di proprietà di un terreno. È già qualcosa. Ha detto altro? Oh, ha detto un nome. Di nomine. Chissà chi è. Buono sapersi. Grazie. Febe la spia. Sta bambina. Niente male, eh? Cioè. È ora di agire. Ascoltami. Porta della presso. Infiltrati e perlustra la casa. Nel frattempo io lo distracco. Non farò rumore. Bene, ma se ti scopre, scappa a gambe levate. Scappa. Ci incontreremo più tardi, promesso? Sono pronta. Andiamo. Ok, andiamo a parlare con il cliente, che è proprio qua. Nel frattempo, grazie al videogiocatore che ha detto vogliamo il tutorial, il tuo tutorial di Magic. Quindi ragazzi, proprio lo potrei impostare proprio così il video. Scopriamo insieme Magic, perché no? Parliamo con lui. Ti conosco? No, ma io conosco te. Se è Mirone che ti manda, digli che contavo di pagarlo proprio stasera. Non mi manda nessuno. Dobbiamo parlare. So che hai in mente qualcosa. Qualcosa? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Non hai niente su di me.
Ok, tempo rimasto. È un appuntamento. No, era maiali. Andrai all'allevamento di maiali di Fea. E ho sentito che incontrerai un tuo compare. Chi te l'ha detto? Ti sbagli di grosso. Oddio. L'atto di proprietà era. Ma riscuoterai l'atto di proprietà di un terreno. Che tipo di terreno, non lo so. Dovevo stare più attenta a quello che diceva Fer. Cos'altro sai di me? Parla. Però credo di aver indovinato, vabbè. Incontrerai era di Nomene. Di Nomene sarà piuttosto contrariato se non lo incontrerai stanotte. Come? Cosa vuoi? So di Damalis. E in quanto suo cliente sembri pensare che ti debba qualcosa. È vero, la amo. Con tutto il mio cuore. Però la stai spaventando. Meglio io che un altro uomo senza scrupoli. Devo farle questo o morirò. Questo non è amore, è debolezza. Come se non lo sapessi. Anche lui lo sa ed è per questo che mi costringe. Di che stai parlando? Di Damalis che non lo farò più e che mi dispiace. È zitto. Caire, vecchio. Comunque ragazzi, mi state facendo morire. Zallone ha scritto: raga, Sabri gioca ad Assassin's Creed, si annoia facendo le missioni e noi abbiamo la botta di nostalgia. Questa live mi sta piacendo tantissimo. E la regia scrive: il che è tutto dire sull'attrattività di Odyssey. Ragazzi, vabbè, queste sono chiaramente missioni da contornino. Però cavolo, mi fa arrabbiare il fatto che Origins, anche, stavo facendo volare il computer, bene, anche le missioni da contornino erano belle. Sbaglio, regia, dillo anche tu. Cioè, anche le missioni da contorno erano belle. Qua, madò, cioè di belle ce ne sono 3 missioni. Mannaggia, come fanno a dire? Cioè, io ho sentito parlare bene di Odyssey da pochissime persone. Ma ragazzi, come si fa a parlare bene di Odyssey? Cioè, scusate, ma veramente proprio no. L'unico comparto che posso dire fatto bene è la varietà da gioco di ruolo. Cioè, effettivamente ci sono tutti i piccoli elementi da gioco di ruolo. C'è il crafting, c'è l'avanzamento del personaggio, ci sono le armi, le armature, lo smonta che dà i materiali, esattamente come The Witcher, le missioni taglie, i contratti, cioè c'è tutto. Ci sono le abilità, è un gioco di ruolo a 360 gradi. Questo può avere di bello, ma è un gioco di ruolo fatto male. Ma veramente male. Cioè, devi dare variabilità a un gioco di ruolo, cioè devi rendere anche le missioni secondarie interessanti, altrimenti perché dovrei farle? Quindi, vabbè, scusate il mio sfogo, ragazzi, vado avanti a parlare con Feb e vediamo cosa ha scoperto. Vediamo che cosa abbiamo. Chissà cosa significa. Che cosa dice la lettera? Sono cattivi. Dicono che gli faranno del male se sbaglia ancora. Proprio come pensavo. E dice altro. Che deve portare Damalis in un luogo qui a Corinto. Ci sono delle indicazioni. Cosa pensi che sia? Non lo so, ma lo scoprirò. E io ti seguo. Stavolta no. Raggiungi Damalis e aspettami lì. Ah, per favore! Hai fatto abbastanza per oggi. Potrebbe essere pericoloso. Verrò da te appena potrò. Va bene. Oh, dimenticavo. Ho preso questa spada per te. No, vabbè, ragazzi, sta bambina è top. Wow. Sei abile come ladra. Un luogo in cui portare. Fa pure schifo la spada, perfetto. Devo scoprirlo. Ok, ragazzi, mi dispiace se magari queste missioni di stasera non sono al top. Però chiaramente, se non facciamo questa sfilza di missioni, non possiamo proseguire. Quindi. Perdonatemi, non ho fatto io il gioco, però perdonatemi, sto cercando di andare quanto più veloce possibile. Infatti ora vi parlo anche di meno, così ci sbrighiamo. Questi vanno uccisi, si vedeva. C'è nessuno? Oh mamma. Dove è finito? E chi l'aveva visto che era finito di qua? Aia. Rallentiamo il tempo. Bella questa abilità, onestamente, mi piace. Non vorrei uccidere il cane. Purtroppo il cagnolino è un po' in mezzo, eh. È un pochettino in mezzo. C'è anche un posto, ho visto adesso, che dal carro si può indagare. Livello 23, ragazzi, nel frattempo. Inaspettato, perché non stavo controllando minimamente il livello. Eppure, ragazzi, il cane purtroppo lo devo uccidere. Scusa, piccolino, scusa.
Ma perché pure le donne si arrabbiano qua? Cioè, non è possibile. Pure con le donne me la devo prendere. Ma qua proprio si stanno toccando livelli allucinanti. Vabbè. Vabbè ragazzi, dobbiamo indagare, quindi c'è poco da fare. Allora, l'avevo visto. Dov'è che devo indagare esattamente? Qua. Ok. Questi non voglio rubare. Cioè, dov'è che esattamente vuole? Ah, li devo distruggere dietro che devo indagare. E dimmelo. Qua dentro devo stare, ok. Catene, olio. No, non può essere quello che penso. E invece sì. Malaka, cos'è? Cose osè. E ho fatto pure la rima, ragazzi. Una ciocca di capelli. Ha un odore familiare. No! Presa! No! La canaglia. Dimmi chi ti manda. Cosa ci fai qui? Volevo aiutarti. Beh. Lasciala a me. Via, Febe. Ora! Non fare un altro passo. Hai coraggio a venire qui? Vuoi qualche frustata? Il mercante sarebbe felice di accontentarti. Marcirebbe nell'oltretomba per questo. Moralista, siamo in Corinzia. Tutto è permesso in questo androne. E il mercante avrà ciò che desidera. Io dico di no. Sei malato quanto lui, verme. Che lo voglia o no, ogni vittima da lui prescelta ottiene il suo trattamento speciale. Gli dirò che ti offri di riceverlo. Ora avrai il mio trattamento speciale. Uccidilo. Ti faccio a pezzi. Vai, Cassi. Ammazzalo. Aia. Vai, mentre giù. Morto. Fai rapporto a Damalis. Ok. Quindi già fatta sta parte. Fiondiamoci subito a consegnare la missione. Anche se, oddio, Damalis non era proprio quella da cui dobbiamo in ogni caso tornare? Eh sì, quindi ce n'era, non ce n'era un'altra qua, esatto. Direi di farla. Direi di farla, gli bruciamo tutte le scorte al mercante e poi torniamo da Damalis, che abbiamo completato anche questa. Assolutamente sì. Allora, dove devo andare? Mi sono persa, no? Quello lì è per consegnare. Dove cavolo l'ho segnata la missione? Non la vedo, di qua. Nel frattempo, è molto complesso, devi creare team, team attentamente. Ah, state parlando del gioco. Ragazzi, giuro che vi faccio appena... Cioè, se va per le lunghe sta cosa, vi faccio un gruppo Telegram solo per One Piece. Comunque, ragazzi, per esempio, One Piece io lo sto riscoprendo adesso perché voglio iniziare l'anime, ma con i videogiochi, perché c'è un videogioco in particolare che mi ispira un casino. Anche di quello vorrei portarvi una puntata, che è World Seeker per PS4. E ve lo voglio portare, così come un altro capitolo che, se non sbaglio, o vi ho già portato o avevo in mente di portarvi, che è World Red. Quindi sicuramente aspettatevi anche One Piece come argomento nel mio canale, però sappiate, ecco, che non è, non sono un'esperta, non è una cosa che, non sono stata appassionata negli anni come voi, ecco. Ok, nel frattempo c'è gente che mi insegue, io onestamente me ne sto fregando, voglio andare a fare la missione. Che stasera mi hanno fatto perdere abbastanza tempo queste missioncine qua. Quindi direi di sbrigarci. Ok, mi pare tipo un open world. Sì, sì, dovrebbe essere proprio una forma di open world. Anche se non è proprio liberissimo, come open world, almeno così mi ricordo. Ok, che devo fare qua? Zona di distruzione. Li devo ammazzare, tutto qua. Ah, dovevo bruciare le merci, ok. Mannaggia, neanche l'ho visto dove sono. Vabbè, andiamo, ammazziamo loro. Quelli si ammazzano tra di loro, direi che è perfetto. Ho buttato all'aria la ultra, mannaggia. Senti, ma tu esattamente che cosa vuoi? Oh. Ok. Si sta potenziando, pure lui c'ha la ultra.
e levati. Ok, vai, colpisci senza paura, senza timore. Dove sei? Qua. Perfetto. Aia, togliti. Ok, ora cerchiamo di capire a cosa dobbiamo, cioè cosa dobbiamo bruciare esattamente. Dove sono le scorte? Allora, zona di distruzione. Ma zona di distruzione in realtà vuol dire che dobbiamo distruggere tutto? No, dove me ne devo andare esattamente? Mi sono persa. Icaro, ci aiuti? Oppure qua al piano di sopra, vediamo. Qua c'è qualcosa. Ok, era un tesoro. Ragazzi, mi serve Icaro. Ok, un tesoro è lì. Ma cos'è che devo distruggere, ragazzi? Mi sono persa. Scusate. No, scendi, Cassi. Oddio, cosa devo distruggere qua dentro? Boh. Guardate, c'è uno della setta. Della setta, dei mercenari, veramente. Uccidiamola, ragazzi. Mi capita davanti. Aia. Ah, non si attiva ancora, vabbè. Fedra. Insomma, sta visuale che non mi fa vedere un piffero esattamente. Perché mi hai avvelenato? Ok. Aia, è fortina questa, ma deve soccombere, non è che ha molta scelta. Sta arrivando pure una specie di giaguaro. Non ci voleva il giaguaro. Oh, mi fa più paura il giaguaro, onestamente. Aia. Ma che cosa sta succedendo? Due sono. No, vabbè, va, raghi. Ok, io volevo soltanto distruggere le merci nel magazzino. Quindi devono essere per forza qua dentro. Non è che c'è molto da fare. Ma no, quelli stanno passando dall'altro lato. Ora si stanno arrampicando, quindi... Boh, vediamo. Scusate ragazzi se per ora non riesco a leggervi, altrimenti sta missione non la faccio più. Ma senti, Cassi, devi passare proprio da là, eh. Perché si butta? Attraversa. Oh. Pietà, ti prego. E tu? Ti ho slegato. Allora. Vai. Allora, io direi intanto di pagare le taglie. E poi devo cercare, cacchio, di capire cos'è che vuole che distruggo. Non l'ho capito, mannaggia. Proprio non l'ho capito. Brucia tutte le merci nel magazzino. Ma io sono nel magazzino. Senti, proviamo a distruggere cose a caso. Non ho frecce. Ok. Così. Ok, me l'ha data, 1 di 5. Quindi, cioè, non c'è un coso, un simbolo, un... Vabbè. A me servono altri punti, mannaggia. Non ho nulla di fuoco per il momento. E non penso che basti attaccarlo per distruggerlo, purtroppo no. Ah, ma qua c'è un altro... No, il corpo! Dicevo, c'è un altro tipo da liberare. E neanche l'avevo visto, perché in questo magazzino non stanno segnando niente. Ok. Non ho frecce, giusto. Me lo dimentico tutte le volte. Ok. E che vuoi che sia, Cassi? E perché non vanno a fuoco queste? Perché non è questa. Ah, ok. Ora sì. Buttati tu nel coso. Perfetto. Ho usato Cassandra come torcia. Sì. Che bella questa scena, ho trovato l'anteprima, ragazzi. Attenzione. Colpo di scena, ragazzi. Nicolao, ditemi che è lui, non mi sembra troppo giovane. No, ragazzi, scusate. Mi sembrano tutti uguali. Però abbiamo trovato un altro mercenario che sta con Cassandra. Guardate come la sta difendendo, ragazzi, bellissimo.
E perché ora combatte... Ah, non è un altro questo. Ragazzi, hanno tutti la stessa faccia. Ci sto capendo avanti. Ok. Bella questa scena, mi è piaciuta. Finalmente una scena degna di nota dopo la primissima battaglia di Leonida. Non ce l'ha con te, Cassi, ti sta aiutando. Ok, abbiamo trovato un amico. Un amico mercenario, che bello, guardate che bella sta scena anche. Bene, andate? No, si combatte. Ok. Vabbè, ma quello grosso lasciamolo a lui, caspita ce ne frega. Cioè, qualcosa dovrà pur farla questo. Non posso ucciderli tutti io. Vabbè, dai. Datti da fare, però. Ciccio, ti sto aiutando. Vabbè, è finito dentro, dai, leviamogli di torno quest'altro. Ok. Vieni anche tu, vieni, vieni, non facciamo distinzioni, qua ammazziamo tutti. Sì, ragazzi, il colpo di grazia gliel'ho dato io. Ah, sono più forte. Combatti come una spartana. Sei determinata. Abbiamo una cosa in comune. Ho visto degli innocenti fra le fiamme. Quelli nel magazzino? Li ho già salvati. Un bravo soldato esegue gli ordini. Uno eccellente è sempre un passo avanti. Grazie. Io sono Cassandra. Ti ringrazierei anch'io se sapessi chi sei. Rasida di Sparta. Sei nuova a Corinto. Sei una spia anche tu? Una vecchia tattica spartana. Ho i miei metodi. Comincio a pensare che sia un passatempo corinzio. Antusa fa sorvegliare tutto alle sue etere. Ah, Antusa. Non andiamo d'accordo, ma abbiamo un nemico comune. Il mercante? Concordiamo che debba essere ucciso, ma non sulle modalità. Ok, dimmi. Come intendi occupartene? Il mercante domina Corinto. Voglio sostituirlo spargendo meno sangue possibile. Ci sta. Ma con chi? Oddio. Però c'è anche il deve morire che... Allora. Ucciderlo non è una mossa pacifica. Questo sì. Dai, vediamo che cosa ci vuole dire, su. Uccidere lui e i suoi uomini non è una mossa molto pacifica. Non c'è altro modo, credimi. Che è successo? Abbiamo arrestato i suoi uomini migliori. Abbiamo armato i cittadini e mobilitato la città contro di lui. Senza successo. Non resta che... passare alle maniere forti. Vabbè, lo vuoi uccidere anche questo tu allora? Funzionerà. Lo attireremo alla grotta sacra. Ci sta. E la faremo finita. Ok. Quando lascerò la Corinzia, il mercante sarà morto. Fallo, e Sparta sarà in debito con te. Ero una spartana, un tempo. Un tempo? Finché non fui buttata giù dal monte Taigeto da piccola e data per morta. Sei la figlia del generale Nicolao. Ecco. Tutta Sparta conosce il tuo nome. E sei qui. Viva. Impossibile. Sono sopravvissuta. E sono cresciuta da sola mentre la vita a Sparta continuava. Non pentirti di essere spartana. I virtuosi perdonano. E dovrebbero essere perdonati. Sto cercando mia madre, Mirine. E ho bisogno dell'aiuto di Antusa. Sì, Mirine. Il passato non si cambia. Chi viene allontanato riesce sempre a tornare a casa. Gli dei hanno solo deciso che devi combattere per farlo. Farla più facile, no? Coraggio, gli spartani non conoscono la parola facile. Arrivederci, Brasida. Ci incontreremo di nuovo. Sono con te. Abbi coraggio. Che simpatico Brasida, ragazzi.
Anche se il nome mi sembra da donna, ma vabbè. Ok. Ci ha dato anche una cintura di contrabbando interessante. Direi di prenderci il tesoro e di andare immediatamente alla prossima missione. Oddio, c'è l'ultimo tesoro in questa casa, quindi mi sa che è pure qui nei dintorni. Eccolo. E quindi praticamente stasera noi finiremo il giro delle missioni a Corinto. Quindi ci lasciamo Argo per la prossima live, ragazzi. Silenzio. Cassandra, la tua piccola amica ti ha preceduto. Ma è ovunque. E in fretta. Ora conosco tutte le scorciatoie. Scusa, Cassandra. La prossima volta ricordati di darmi retta. Va bene. Ti prometto che è per il tuo bene. Specialmente stavolta. Che cosa ti è successo? Ho appena lasciato l'androne del sesso del mercante, se riesci a crederci. È lì che saresti finita. No. Proprio così. Il tuo cliente è stato costretto a portarti lì. E abbiamo trovato questi. Ma che significa? Che il mercante ha in pugno il tuo cliente. Ha davvero le mani in pasta dappertutto. Almeno saprò come comportarmi con lui, ora che so cosa vuole. Ora ti lascerà in pace. Forse possiamo davvero fidarci di te. E beh, non tutti si lasciano intimidire così. Ok, Febe mi vuol parlare, no? Ed è stato divertente. Ok, vediamo un attimo che cosa ci resterebbe da fare qui a Corinto. Parla con Antusa a casa sua, perfetto ragazzi, quindi direi di fare questa. Ok, eccoci. Il tuo piano funziona. Gli sgherri del mercante mi hanno attaccata. L'ho saputo. E direi che non hai avuto problemi a sbarazzartene. Non era il mio primo scontro a Corinto. E nemmeno l'ultimo. Porteremo il mercante al teatro. Ho organizzato una vera tragedia corinzia che non verrà dimenticata. Brasida è preoccupato per l'anarchia che seguirà la morte del mercante. Lo vuole morto, ma con un'esecuzione discreta. Quell'uomo è lontano da Sparta. Siamo in Corinzia. E faremo a modo nostro. Ma dai. Sono d'accordo con Brasida. Io dico di attirarlo nella grotta sacra. Non era questo il piano. Dobbiamo cancellare il mercante dalla storia. Lo uccideremo in un luogo segreto. Una semplice transazione, ricordi? Se proprio insisti. Dai, l'abbiamo convinta, meno male. Ok. Ma allora ragazzi, pensavo ci assegnasse un'altra missione la tipa, invece no. Quindi io direi di concludere stasera in bellezza completando proprio con l'uccisione del mercante. Se siete tutti d'accordo, io direi che almeno così abbiamo completato questa sfilza di missioni, anche per avere un filo logico di trama, no? Tanto la grotta è proprio qui ragazzi, c'è tutto nei dintorni, quindi fantastico. Io seguo i brillantini. Vabbè dai, usiamola la torcia. Allora, dove si va? Su. E invece no, giù. Dove caspita devo andare? Mi devo arrampicare. Sì, da qua si passa. Buttati. Ok. Vediamo, Oh mamma. Caspita. Vabbè, parti dalla scena, meno male. Buonanotte, Vivi. Grazie a te per essere stata con noi. Avanti! E così sei tu? Eccolo. La semidea nelle strade fangose di Corinto a uccidere i miei uomini e aiutare quelle schifose parassite. Proprio io. Ah, arrogante. Sei come tua madre. Conosce nostra madre ed è subito flashback, ragazzi.
Nel frattempo Zallone ci dà un'informazione molto interessante. Dice che per platinarlo bisogna rigiocarlo utilizzando Alexios. Quindi proprio ciao, ciaone. Se la regia vorrà rigiocarselo con Alexios, ben venga, ma se no... addio platino. Non saranno mai tue, bastardo. Ah sì, invece. Puoi scommetterci il tuo bel faccino. Come osi? E quando saranno mie, ti strapperò quella cazzo di testa e la manderò alla setta come prova. Hai capito questo? Lo facciamo fuori all'estrema potenza, ragazzi. Cosa? Tu conosci... Oh, sì che la conosco. Una cazzo di spina nel fianco. Avrà quello che merita. Quando avrò finito con te, troverò tua madre e le porterò la tua testa schifosa. No, ragazzi, questo lo ammazzo malissimo. Daimos rimpiangerà di non aver assistito. Non se io le porterò prima la tua. Adesso fuori dalla mia città. No, no, tu devi fare una brutta fine. Questa città non è più tua. Fuori dalla mia città. Attenzione. Mercante, quindi fa parte della setta, ragazzi. Stava cercando anche lui la madre. C'è il salvataggio rapido, facciamolo perché siamo qua, quindi magari poi ricarica direttamente da qua se dovessimo morire. Direi di ammazzarlo a legnate, ragazzi, che dite? Ma c'è spunta qua? Non lo vedo. Non lo vedo nel ramo. Ah, qua sotto è. Sì, perfetto. Vuoi sfidarmi? Aia. Ok. Mannaggia, non ho preso lui però. Ho preso uno dei suoi uomini, però vabbè, ci sta magari a levarci prima i piccoli. Il problema è che c'è tanta gente, eh. Ok. Aia. Leviamoci i piccoli, ragazzi. Che lui ci insegue, quindi... ok. Aia. E levati. Oh. Non ci vedo una mazza, tra l'altro. Ok. Quindi è sia un membro della setta, sia, come caspita si dice, una missione principale. Bellissimo. Non ci vedo più. Aia. Ma fa sti colpi che sono pazzeschi. Ok. Si è pure incacchiato. Aia. Ok. Devo stare un po' più attenta con lui, eh. Aia. Tosto questo tipo, esatto, ragazzi, spero di farcela. Ma comunque è già a metà vita quasi. Aia. Male, male, Sabri. Ok. Perché ogni volta che ci colpisce ci leva un po' di vita e ci leva anche il potere. Ok. Ok, scusate se sentite i tasti più che altro, che capisco che è un po' una rottura. Io frecce non ne ho, mannaggia. Levati, Cassi. Levati. Levati, Cassi. Aia. Aia. Cassandra, però. Ok.
Forza! Dove è finito? Qua. Levati, Cassi! Forza! È finita, amico. Morto. Parliamogli. Non potrò godermi il momento in cui Deimos ti spezzerà il collo. No. Non farmi ridere. Aspetta, no. Il popolo di Corinto deve vederlo morire. È ancora questa. Antusa. Portalo fuori di qui e conducilo al teatro. Mostra a tutti la sua codardia. Ragazzi, odio genera altro odio, ragazzi. Uccidiamole, buonanotte. No. Speriamo non si incacchi la tipa, ma onestamente... Odio genera odio. È un peccato che il popolo non lo veda sanguinare. Le sue grida sarebbero risuonate per le strade. È morto. Ho fatto la mia parte. Ora tocca a te. Sì. Hai ragione. Ebbè. È morto. Porta il suo corpo in piazza. Ancora. Fai in modo che il popolo lo veda per l'ultima volta. Vabbè. Quanto a te, Cassandra, ti devo delle informazioni. Parleremo di tua madre. Solo non qui. Ok, raghi, ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo, buonasera G-Bomber, benvenuto sia come iscritto, sia in live e sia nella chat. Quindi benvenuto, quale sassi iscritto ti piace di più, Odyssey o Unity? Allora, tra i due, oddio, devo dirvi, ragazzi, no, vabbè, Unity, Odyssey non mi sta... A parte appunto la Grecia e tutto, però a livello, cioè se devo citarvi il gioco, è più ben fatto Unity nonostante i mille bug, quindi Grogu si è suicidato, perfetto. Se devo citare la trama, effettivamente forse mi interessa più questa. Non ti ringrazierò mai abbastanza. E per una volta ringrazio anche Alcibiade. Dopotutto è stato lui a mandarti qui. Vale molto più di quanto sembra. Sapeva che avresti salvato Corinto da quella bestia. È stata la cosa migliore per tutti quanti. Hai dimostrato di essere un'eccellente socia in affari. A proposito di affari, mi devi qualcosa, Antusa? Sì, Mirine. Arrivò qui e lasciò la Corinzia in un batter d'occhio, ma mi restò impressa. Era come un mare in tempesta. Ricordo bene quella parte di lei. Una donna forte, piena di energie. Voleva fermarsi qui a Corinto, ma non riuscì mai a trovare quello che cercava. Parli di lei con gentilezza. Eri sua amica. Superficialmente, forse. Ma in lei albergava un grande dolore a cui nessuno poteva accedere. Ok. Trovò un lavoro. Stava sulle sue, con un occhio sempre rivolto al porto. Poteva restare con noi, ma credo cercasse qualcos'altro. Stava cercando noi. E come la incontrasti? Pioveva forte quella notte. La vidi dormire per strada e le offrì un riparo. Era una vagabonda. Chissà cosa penserebbe mio padre. Non lo conosci. Non sapevo cosa le fosse successo. Mi disse solo che abbandonò il luogo che lacerò la sua anima. Sparta. Non parlò del suo passato, di suo marito, della famiglia. Mai. Parlare di Sparta le provocava solo dolore. Era come se lì fosse morta una parte di me. E ci sta anche. Ok. Dopo Corinto, dove andò? Questo non lo so. L'ultima via è Argo, ragazzi. Deve pure aver lasciato qualche indizio. Non so nemmeno se sapeva dove sarebbe andata. Tiche era in debito con lei. Ricordo il nome della nave. Canto della Sirena. Canto della Sirena. Era famosa perché poteva affrontare ogni capriccio di Poseidone. Grazie, Antusa. Ok, abbiamo qualche informazione in più. Su di te, Cassandra. Torna da me quando vuoi. Ti aggiornerò sulla situazione di Corinto. Pare che mi attenda un futuro interessante. Anche a me. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo strafatta. Se incontro qualcuno che conosce la nave, avrò fatto dei progressi per trovarla.
Quindi ragazzi, per stasera io direi di fermarci qui. Vi faccio vedere, vabbè, mettiamo insieme il nuovo equipaggiamento, così nel frattempo rispondo anche a G-Bomber che mi ha chiesto Uncharted 4. Ragazzi, tutta la serie di Uncharted secondo me è strabella, è fatta veramente veramente bene. Quindi ho adorato anche Uncharted 4, assolutamente. Ok. Devo dire molto bello questo nuovo elmo particolare, molto molto interessante. Io ho deciso di migliorare di nuovo la spada milanese di Ezio Auditore, nonostante mi sia costata non poche risorse. Quindi per il momento, nonostante sia livello 21, è comunque più forte di quelle che ho trovato. Invece questa, la seconda arma, la possiamo cambiare. Perfetto. Le altre sicuramente le possiamo vendere e l'arco ce ne sarà sicuro uno molto migliore a quanto pare. Benissimo ragazzi, io direi di farvi vedere le missioni che abbiamo per la prossima volta. È rimasto soltanto la via di Argolide, dobbiamo andare a cercare Ippocrate. Quindi dalla prossima live, che sarà appunto lunedì se non erro, oggi è venerdì, esatto. Quindi lunedì andremo a incontrare Ippocrate, scopriremo l'ultima via per conoscere la madre di Cassandra e vedremo come andrà. Nel frattempo ragazzi vi ricordo che questa domenica, soprattutto di pomeriggio, intorno alle 5, poi farò sicuramente una storia su Instagram, assolutamente vi porterò gli aggiornamenti di Animal Crossing, quindi domenica pomeriggio insieme almeno un'oretta per vedere appunto Animal Crossing, spero vi faccia piacere. Nel frattempo grazie a voi per la compagnia. Mi chiede il videogiocatore se vedrò il film di Uncharted, assolutamente sì, non vedo l'ora. E Zellone mi dice: per questo ti consigliavo che alcuni membri della setta sono obiettivi principali, esatto, come è stato appunto il mercante. Quindi puoi farli benissimo in live, mentre gli altri li puoi gestire off cam con calma, magari facendo un piccolo resoconto all'inizio della live successiva, dicendo chi hai ucciso, come ci sei arrivata, dando giusto un paio di info per chi non ha giocato il gioco. Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Tra l'altro mi ero lasciata la lancia più un altro membro della setta per farvelo vedere, però appunto non c'è stato modo, sono già 1 ora e 40 di live, tantissimo per me, non sono abituata, quindi magari inizierò da lì la prossima volta, cioè noi lunedì comincio la live direttamente dalla forgia, così potenziamo la lancia di Leonida e uccidiamo la Chimera, che è appunto il membro della setta che si trova in quell'isola. Quindi cominceremo proprio da lì la prossima volta, così ve lo faccio vedere, e poi ci recheremo ad Argo per andare a parlare con Ippocrate. Per stasera è tutto direi. G-Bomber dice: se dovessi scegliere tra Unity o Odyssey? Ragazzi, scegliere è troppo difficile. Vi direi Odyssey perché io sono molto più legata ai giochi di ruolo, solo per quello, perché mi piace di più il genere. Invece Unity rimane ancora dei vecchi Assassin's Creed, quindi action molto lineare. Invece di Odyssey è proprio il fattore GDR che me lo sta facendo apprezzare. Quindi lì sceglierei dal punto di vista del genere, che mi piace di più. Ragazzi, questa live nostalgia mi è piaciuta tantissimo, grazie mille a tutti, dice Zallone. Io ricondivido il suo messaggio, anche a me è piaciuta stratanto proprio per tutti i commenti che avete lasciato e proprio per il tipo di live che è stata, quindi grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Io vi saluto, ci vediamo domenica con Animal Crossing e lunedì per continuare insieme la nostra avventura. Un mega bacione e buonanotte a tutti.